Torre di Ligny, un luogo che da sempre costituisce punto d'incontro tra due mari, il Tirreno ed il Canale di Sicilia, e quindi luogo dove popoli e culture hanno imparato a mischiarsi, fino quasi a confondersi, senza mai però perdere personalità e tratti distintivi. Ed è proprio su questo incipit che domenica pomeriggio Ciccio Barbara, uno dei più noti e prolifici producer e DJ della zona, ha dato vita a quella che potremmo definire una visione, far incontrare le arti in quello che è nell'immaginario collettivo il punto d'incontro per eccellenza. Ed è così che sul tetto della torre si sono materializzati mixer, percussioni, casse audio e raffinati sistemi di trasmissione per lo streaming. Già, perché sarà bene ricordare che siamo ancora in piena pandemia, in zona arancione, e quindi nella assoluta impossibilità di assembrarci. Ne è conseguenza che un evento di questa natura possa essere fruito da tutti, ma solo via streaming, cioè davanti ad uno schermo. Ma tant'è, e allora pur davanti ad un monitor abbiamo potuto assistere alle performance di musicisti come Alberto Anguzza e Giuseppe Nuccio, che hanno ricamato con tromba e percussioni sulla selezione musicale di Barbara, alla danza di Patrizia Losciuto, che nel cielo terzo di un pomeriggio di maggio ha dato forma e spessore alla musica, e poi la pittura di Piriongo, che sulla tela ha riportato l'emozione dei colori forti e appassionati che facevano da corollario alla torre. Il tutto immortalato nelle fotografie di Enrico Amodeo. Davvero molto emozionante. Come emozionanti sono la musica e la danza, la pittura e la fotografia. Come struggente è questa torre, elegante nelle forme e imponente nella risoluzione. Una magia posta d'annuncio del mare e della vita che dal mare giunge.